Sì, Presidente, mi scuso se non attivo la videocamera, però la connessione è veramente pessima, quindi parlerò senza l'attivazione del video. E, nulla, io, come già è stato detto in precedenza, questa delibera è passata in commissione con l'approvazione unanime. Io trovo appunto questa delibera condivisibile. Condivisibile proprio perché viene a sottolineare da importanza questa categoria agli anziani, la categoria fragile degli anziani, come peraltro questa amministrazione ha l'impegno di questa amministrazione nel riguardo agli anziani c'è stato e come. Io ricordo, io sono sottolineo sempre questo perché qui si parla di centri anziani, di solitudine, di momenti di aggregazione. Figuriamoci se noi, il Movimento 5 Stelle, non vuole aggregazione, non vuole dare agli anziani questa possibilità. Il problema è che siamo stati colti da una pandemia gravissima, una pandemia mondiale. Ne stiamo ancora subendo le conseguenze. Quindi, proprio perché noi teniamo a questa categoria, ci teniamo, è proprio per questo che siamo attenti. Ripeto, la tutela della salute degli anziani e di tutte le persone, ma in particolare degli anziani, per noi è un elemento fondamentale. Quindi, ritengo che questa amministrazione ha fatto e sta facendo molto. Non voglio elencare tutte le attività che questa amministrazione ha fatto, basti ricordare la delibera sulle nuove residenzialità, praticamente una svolta epocale, cioè si è trasformata la cosiddetta figura delle cosiddette case riposo in mini appartamenti, quindi co-housing, quindi una vita diversa per gli anziani, una modalità diversa di vedere anche l'invecchiamento delle persone. Lo stesso regolamento, il nuovo regolamento che mi viene contestato in tutte le commissioni dalle parti delle opposizioni. Io appunto non voglio fare polemica qui, però ripeto, è un regolamento che è nato dalla condivisione e dalla partecipazione del mondo degli anziani. Non è stato fatto da donati in camera caritatis da sola con il lumicino, è stato fatto in comunione di idee, condivisione e partecipazione. Poi è chiaro che su determinati punti magari ci possono essere delle vedute diverse, anzi è anche bello questo che ci sia contrapposizione, ma io mi auguro che se veramente si tiene a questa, ci si tiene a, si tiene in considerazione la categoria degli anziani e i fragili, anche nella diversità di vedute si riesca, si spera, a portare questo regolamento a definizione anche con il supporto delle varie idee. Ma si riesca a trovare un punto di sintesi e dare anche finalmente, dopo anni, perché è dal 2010 che non si ha un regolamento, a questa categoria, agli anziani che lo richiedono da tempo. E magari su quest'onda fare sempre via più dei miglioramenti, come anche questa delibera a firma del presidente De Vito, che la trovo molto importante perché dà valore a questa categoria. Quindi condivisibile, voto favorevole, però ecco, chiedo cortesemente di non sottolineare sempre questa solitudine e mancanza di aggregazione che non dipende certo dal Movimento 5 Stelle. Ricordiamoci che c'è stata una pandemia e la tutela della salute, io lo ripeto, è la cosa importantissima e fondamentale a cui questa amministrazione ci tiene. Concludo. Ho concluso, scusi, Presidente.